Non è vero, mi sono presa cura di lei. Respinge ogni accusa Paola Pepe ai domiciliari per la morte della prozia Maria Basso e contesta la ricostruzione della procura di Catania che parla di un progetto criminale e un pranzo a base di spaghetti come causa della morte dell'ottantenne, il tutto per intascarne l'eredità. La storia comincia il 4 settembre del 2022, quando Maria festeggia il suo 80° compleanno nella casa di riposo di Asiago, dove aveva scelto di vivere, invita i parenti di Catania che più volte tornano in Veneto per farle visita. È l'inizio, fanno uscire Maria per pranzo, scompare e l'RSA viene informata con una lettera del trasferimento a Catania, un fulmine a ciel sereno. È dalla denuncia del cugino che parte l'inchiesta, piena di colpi di scena. Il nostro obiettivo primario è quello di conoscere cosa è successo quelle due settimane da quando è stata letteralmente portata via dalla casa di riposo di Asiago ed è stata portata a Catania. Si scopre che l'ottantenne aveva affrontato 14 ore di viaggio fino a Catania ed era stata sistemata in una casa di riposo e c'era stata anche la modifica del suo testamento milionario che era destinato a un ente benefico. La pronipote era la nuova erede universale. Fondamentali sono state le dichiarazioni della donna acquisite dai carabinieri in punto di morte, appena il giorno prima che morisse, che hanno permesso di ricostruire come questa fosse stata portata fuori a pranzo dalla pronipote e avesse in questa circostanza mangiato un piatto di spaghetti e un dolce che le avrebbero poi provocato la morte. Ha raccontato Maria Benestante, ex funzionaria del Ministero degli Esteri, di quel pranzo al ristorante con la pronipote che le aveva fatto modificare il testamento fino a nominarla erede dei suoi beni. Emerge dagli atti dell'inchiesta che Maria Basso, dopo il pranzo incriminato, arriva al pronto soccorso in codice rosso per insufficienza respiratoria. Le viene aspirato il cibo ingerito, una grossa quantità, deleterio per lei che si alimentava solo con omogeneizzati. La pronipote si difende, era un codice verde per una piccola occlusione intestinale. L'interrogatorio di garanzia dell'indagata si terrà il 28 febbraio, quando davanti al GIP potrà difendersi dalle accuse di circonvenzione d'incapace e omicidio aggravato emerse dalle indagini dei carabinieri, indagini che proseguono e che potrebbero allargarsi ad eventuali complici. Disponibile, affettuosa, amorevole, ma solo in apparenza. Al contrario, secondo gli inquirenti, una mente diabolica che in soli due mesi avrebbe approfittato dell'affetto e dello stato di forte vulnerabilità della zia per mettere le mani sul suo patrimonio. È questo il ritratto di Paola Pepe, 58 anni, che emerge dall'ordinanza del Tribunale di Catania. All'indomani della morte della prozia in Sicilia l'avevamo raggiunta. Ascolti, non ne voglio più parlare, non ne parlerò mai, né mo e né mai. Mostrava sicurezza allora come ora, ma dall'ordinanza emerge il profilo di una donna lucida e calcolatrice che si è attaccata in modo morboso e ostentato alla prozia per carpirne l'eredità di circa 1 milione di euro, una prozia che nemmeno conosceva fino a quella festa di compleanno del settembre 2022 cui era stata invitata. Arrivata da Catania, da Asiago con la madre, da quel momento divenuta una presenza improvvisa, quanto assidua, ma che era parsa a tutti strana e improvvisa. Paola Pepe sarebbe stata capace di entrare subito in confidenza con l'anziana zia, carpendone la fiducia e soprattutto informazioni sul suo patrimonio, recandosi in diverse occasioni nella banca dove l'anziana era titolare di conti correnti. Non ci avete pensato che la signora era anziana? Avete fatto un nuovo testamento? Tutto questo per che cosa? Qual è stato il motivo di agire così? Parlerò nelle sedi opportune. Decisa a mettere le mani sul patrimonio della ricca zia, avrebbe deciso di passare all'azione rapidamente e senza troppi scrupoli, non esitando a portarla via dalla RSA dove aveva scelto di vivere e a farle fare un viaggio di 14 ore da Asiago a Catania. Siete partiti in macchina, una signora di 80 anni. Che cosa avete fatto? Non avete niente da dire di tutto questo? Una vera e propria fuga fatta in fretta e furia che non ha permesso alla vittima di salutare nessuno, di prendere vestiti ed oggetti personali e nemmeno le medicine di cui aveva tanto bisogno. Nessun avviso ai parenti, una sola comunicazione per mail alla casa di riposo di Asiago, nessun tentennamento, nessuna risposta neppure al medico veneto che le chiede di tornare almeno per farle assumere i farmaci. Poi in Sicilia continua il suo piano con la firma del nuovo testamento, erede universale. Nelle foto appare sorridente accanto all'anziana, anche quando al ristorante le offre cibi solidi che in ogni cartella clinica della donna era registrato non potesse assolutamente mangiare. Lei le offre un piatto di spaghetti e un dolce, risultati poi fatali. Quel giorno a pranzo gli avete dato gli spaghetti, c'è un referto che racconta che lei stava malissimo. Gli avete dato degli spaghetti, non poteva mangiare cibo solido.
Il giallo della morte di Maria sembrerebbe ruoti intorno al testamento dell'anziana a favore della pronipote, testamento redatto il 9 dicembre 2022 nella casa di cura dove è deceduta, poi alla presenza di un notaio e del medico curante. Le loro posizioni ora sono al vaglio degli inquirenti. Noi siamo andati nella struttura da Cicastello, dove Maria è morta il 16 dicembre 2022. Io sempre non rilascio interviste. Nulla, nessuno vuole parlare. Io non posso parlare. Non vogliono rilasciare dichiarazioni. A parlarci però, raggiunto telefonicamente, il dottor Mauceri, medico che nella casa di riposo seguiva Maria. Diciamo, noi siamo estranei a queste cose dal punto di vista mentale, neurologico, era perfettamente cognitiva. Dispiace tantissimo a tutti, bisognava solamente attenersi alle disposizioni importanti, perché lei solo un problema grosso aveva, non solo non poteva alimentarsi, ma doveva essere anche imboccata, perché non riusciva a deglutire e la nipote ne era a conoscenza. Certo, si poteva evitare. Maria non era autosufficiente, era arrivata da poco in quella struttura, era arrivata accompagnata dalla pronipote. Quando è arrivata non aveva proprio niente, se non solamente la terapia per qualche giorno, uno o due giorni. È stata 2 settimane, dopo una decina di giorni ha avuto quel malore per una polmonite ab ingestis, l'abbiamo mandata in ospedale, è ritornata dall'ospedale e poi dopo qualche giorno è deceduta. Intanto ad Acicastello la gente che conosce la pronipote di Maria oggi agli arresti domiciliari è sconvolta. Non so se lei era intenta a farla morire oppure a farla stare bene. Mi dispiace per la signora. Poi queste cose succedono quando di mezzo ci sono le eredità, tutte queste cose. C'è gente per vile denaro fa questo ed altro.